su 2 giorni, fare il modo migliore, no? Per essere accolto qui a Casa Italia. Ma sì, Casa Italia comunque ha questa caratteristica dell'accoglienza, soprattutto l'umore di Casa Italia vive un po' di quello che succede poi sui campi di gara, me ne rendo conto, però c'è fiducia, abbiamo molta fiducia nei ragazzi e nelle ragazze, siamo abituati bene, no? E non è semplice poi replicare dopo aver vinto come si è vinto in questi 2 anni quantomeno e dopo la recente vittoria comunque in Coppa Europa che è fantastica, ma qui stiamo nella dimensione del mondo. E stavamo parlando adesso con il presidente May e con l'ambasciatore, e può sembrare strano ma ci sono più paesi che aderiscono alla IAF che all'ONU. Quindi qui c'è veramente una competizione fantastica, è un appuntamento di grande umanità che in questa fase storica così delicata penso che abbia dei significati che vanno ben al di là poi della dimensione sportiva. E poi diciamo concentrati sul presente ma con un occhio già al prossimo anno, quindi questa è la bellezza dello sport, che c'è sempre un altro appuntamento, anche se per vincere bisogna stare belli concentrati su quello che si sta vivendo in questo momento. Ha scelto bene la data perché c'è una finale dei 100 metri, c'è un Marcel Jacobs, si aspettava anche qualcosa da Antonella Palmisano. Beh, mi sembra che comunque un bronzo. Noi spesso sottovalutiamo o non celebriamo sufficientemente le altre medaglie, pensiamo che soltanto la vittoria sia quella che dà la gloria. E invece devo dire che una medaglia di bronzo, con tutto quello che le è successo, invece rappresenta un grandissimo risultato e un ottimo viatico, oltre agli onori di questo podio per il prossimo anno, perché se è arrivata così, nonostante il suo percorso di questi ultimi mesi, chiamiamoli così, immagino che il prossimo anno, a Dio piacendo, ci sarà qualche ulteriore chance in più. E poi oggi, perché è una festa importante per questa nazione, è una festa nazionale, c'è stato un invito al massimo livello, al Presidente del Consiglio Meloni, e visto anche l'appuntamento sportivo, insomma, mi ha dato questa grande opportunità, io sono onorato di poter rappresentare l'Italia in questa giornata. È la giornata di Santo Stefano, giustamente festa nazionale più importante qui in Ungheria, tra un anno c'è anche un europeo di calcio, una domanda su questo arriva, inizia il percorso di Spalletti con tutte le questioni che ne derivano dalle problematiche legate al Napoli anche, e un suo parere su questo. Ma io mi auguro che ci sia comunque la possibilità di andare avanti serenamente, i contratti li valuteranno quelli che devono valutarli, e verranno rispettati in ogni caso a seconda di come sono stati scritti. Io mi preoccupo e mi occupo da primo tifoso o tra i primi tifosi, perché non voglio essere presuntuoso, della nazionale, che tutto vada bene in campo, anche se mi piacerebbe e vorrei che andasse tutto bene anche fuori dal campo, perché le carte bollate non fanno bene, abbiamo bisogno di serenità, questo dipende un po' da tutti, no? Quindi la federazione ha fatto la sua parte e adesso quel tema lì è un tema che va lasciato un po' alla valutazione delle due parti contrattuali, anche se io mi auguro, ripeto, che non ci siano code dal punto di vista formale. E poi ci sono all'orizzonte, neanche troppo lontano, fra poco meno di 3 settimane, 2 appuntamenti che già iniziano a essere decisivi, quindi non ci sarà tempo per Spalletti di acclimatarsi, ma è un grandissimo allenatore. Io ho detto già l'altro ieri, sono convinto che sarà anche un ottimo commissario tecnico, sono due mestieri, due professioni un po' diverse. Una abituato a stare con i ragazzi tutti i giorni, l'altro comunque è il selezionatore, è quello che deve saper cogliere nel poco tempo che ha a disposizione tutte le potenzialità e creare l'armonia, la sintonia di un gioco che sia subito compreso, probabilmente anche con la selezione di uomini che facciano parte di quello schema. Io sono fiducioso perché chi è stato scelto comunque induce fiducia e speranza, perché la maglia azzurra deve essere vista con positività. Mi auguro da parte di tutti che non ci siano diciamo arretramenti nella partecipazione popolare al tifo, che la maglia azzurra merita sempre e comunque. Ministro, quanto è ritardi per Milano Cortina? Ma l'ho detto l'altro giorno in un'intervista, i ritardi li abbiamo acquisiti quando il governo è entrato in carica, abbiamo cercato e stiamo cercando, e ci stiamo anche riuscendo, di recuperarli. Non sarà semplice per un'Olimpiadi che comunque è la più ampia in termini di perimetro della sua storia, Olimpiadi e Paralimpiadi, però credo che ci siano le condizioni anche in termini di armonia, di senso della collaborazione necessari e giusti per poter recuperare definitivamente questo ritardo e fare in modo che questa sia veramente l'Olimpiade e le Paralimpiadi più belle di sempre, e sono convinto che così sarà.
iniziano i campionati di calcio, inizia il campionato di calcio, che timori ha? Beh, timori. Io mi auguro che si pensi soltanto al calcio, o meglio, che si possa giocare al calcio senza le problematiche che ci sono state lo scorso anno, lo scorso campionato, che non fanno bene a nessuno. Dopodiché mi auguro che, come ho detto già altre volte, l'esperienza maturata serva, se ne possa far tesoro, perché quello che è successo comunque fa parte di una serie di circostanze che nel sistema troppo spesso si ripetono. Non è il tema di un club. Molti mi chiedono il caso parlando di una società. Per me c'è un sistema nel suo complesso che deve recuperare credibilità, reputazione, deve rispettare le regole, e questo vale per tutti. Assolutamente c'è bisogno di una maggiore collaborazione, migliore collaborazione tra la giustizia ordinaria e quella sportiva, perché in ogni caso quella sportiva fa parte comunque del nostro paese, ma al tempo stesso sono percorsi quasi a volte paralleli che sembrano ignorarsi l'un con l'altro. Sto lavorando con il ministro Nordio proprio per cercare di trovare questa sintonia che è necessaria per rendere la giustizia sportiva non soltanto efficace in termini di tempo, ma credibile, e questo deve valere in tutta Italia, non soltanto in alcune parti del paese. Signor Ministro, ci sono novità per quanto concerne la posizione dell'Unione Europea, i ministri dello sport, in merito alla Russia, considerando che il CIO ha dato la raccomandazione di ospitare, tant'è che l'Italia l'ha fatto con la Mondiale di Scherma. Esattamente. Ma io penso che intanto la scelta dei Mondiali di Scherma sia stata in qualche maniera molto importante, perché è un segnale di non chiusura.